Ciao amici dell'incazzato.it, io sono Paola Di Matteo. Questa mattina ci troviamo a Portici, in Corso Garibaldi, dove domenica sera è accaduta una tragedia. Un balcone, durante la processione della festa del patrono, San Ciro, è crollato, uccidendo 3 persone, tutti over 60. La cittadinanza è sconvolta e chiede spiegazioni. Questa mattina noi raccogliamo un appello proprio dei residenti della zona. Siamo qui con Ida e Jacopo, che sono testimoni oculari di quello che è accaduto domenica sera. Adesso ci racconteranno com'è andata e quali sono state le loro impressioni. Salve, sono Ida. È stata una tragedia allucinante. Siamo ancora sotto shock. Ero qui proprio in questo posto, di fronte all'edificio dove mi abita uno studio fotografico, e ero io con i miei 3 figli, con alcuni miei nipoti, e nel momento in cui è arrivata la statua del santo, proprio nei pressi di questo palazzo, io personalmente con i miei figli, appena ho fatto per alzare la mano per fare il segno della croce, è successo l'inferno. È una scena che credo io con i miei figli non dimenticheremo mai più, non auguro a nessuno. Appena è arrivato il santo c'è stato un tonfo, io ho l'immagine davanti agli occhi di questo balcone che è sprofondato, e le persone che sono venute giù. Non riusciamo a dimenticare le persone appese, quel signore che praticamente era penzoloni a quel balcone. Cioè, che poi, e poi è caduto il signore. Il signore l'hanno fatto lanciare e pare si sia salvato, poi quello che è successo dopo non lo... Qual è stata la mia impressione che da mamma ha avuto? Da mamma è una sensazione che non si può augurare a nessuno. Io ho cercato di tirare dentro allo suo, ho aperto le porte dello suo per far entrare quanto più gente possibile, per evitare che i ragazzi potessero vedere queste scene, perché al di là della tragedia, di quello che è successo, della scena aberrante, le scene di panico, gente che praticamente correva a destra e a manca senza sapere dove dirigersi. Ho aperto lo studio per far entrare i bambini, sono tirati i bambini dentro. C'era mio figlio che si strappava i capelli, la piccolina che piangeva. Di notte ieri non siamo riusciti a dormire. Sono entrate anche parecchie persone anziane, proprio malate, che diciamo non sono svenute, però erano disperate da quanto accaduto. Tu invece da ragazzo, da piccolino, insomma, cosa hai pensato? Io comunque stavo parlando proprio con mio zio riguardo il santo e guardavo il palazzo, proprio perché era il momento, diciamo, più importante della processione. E all'improvviso comunque anch'io ho visto proprio questo masso enorme, questi 2 pezzi di masso, perché da quello che ricordo la pietra si è divisa in 2 parti ed è caduta separatamente. E da quello che ricordo comunque ho visto la prima persona, 2 persone che sono riuscite ad aggrapparsi, e la prima persona sono riuscita appunto a ritirarla appunto all'interno della casa, mentre la seconda persona mi ricordo e dopo l'hanno presa da... Cercavamo di urlare, di chiedere aiuto, cercavamo di chiedere alla persona di aiutare questa persona che era appesa. Le nostre urle, io e mio figlio in questo posto dicevamo prendetelo. Ma ripeto, una scena che noi, io spero che dimenticheremo presto, ma io ieri sono dovuta ricorrere alle cure sanitarie, ho avuto improvvisamente un attacco di panico, sono stata sedata, mi sono svegliata ieri sera e se solo ci penso mi manca il respiro. Come ha vissuto il dramma del crollo di domenica sera? È stata una cosa che mi ha colpito, anche perché le persone che sono morte erano clienti miei, erano conoscenti, cose, sono rimasta male. L'impressione che ha avuto anche vedendo le persone scappare, un primo acchitto, un primo momento? È la paura, perché io so che quando le persone si fanno prendere dal panico succedono sempre cose brutte. Anche se io mi ero allontanata, ero andato all'interno del negozio, nel laboratorio, proprio perché avevo paura della calca. Poi dopo qualche minuto sono uscita per vedere fuori che cosa era successo. E incominciavano ad entrare delle persone, chi si sentiva male, chi aveva la carrozzina con il bambino, chi voleva telefonare, queste cose qua. Secondo lei questa tragedia poteva essere evitata? Ma non lo so, io non so giudicare, però io so sempre che noi uomini ci mettiamo sempre lo zampino alle cose, solo questo. E in realtà quello che è successo domenica è stata una tragedia, sia per noi che per Portici, soprattutto per la festa di San Ciro. In realtà la tragedia è successa alle 8:35, 9:20, aspettavamo la partita, cioè prima il patrono e poi la partita del Napoli,
e invece si è tramutato tutto in una tragedia e la serata è andata malissimo. Noi eravamo qui, abbiamo un negozio e non ho visto proprio il crollo, però ho potuto vedere le persone, l'onda di persone che si accalcava, entrate fino dentro in tabaccheria per ripararsi perché hanno pensato a uno sparo. E tu, diciamo, all'inizio quando hai sentito questo gran rumore, questo gran tuffo, cosa hai pensato? Io ho pensato sinceramente a un litigio di massa, perché effettivamente stavo qui ma vedevo le persone ma non riuscivo a vedere il balcone che era crollato, anche perché da dista all'incirca 50 metri dall'accaduto. Come commercianti e come residenti di Portici, avete paura che questo episodio possa riaccadere, soprattutto in questa strada? Assolutissimamente, perché questa strada già era stata, questo tratto di marciapiede già era stato barricato parecchie volte. Quante volte più o meno? Non so dire un numero preciso, ma parecchie sicuro, perché scendendo da casa a piedi so il tragitto che faccio, quindi devo per forza attraversare per venire nel negozio. Secondo te questa tragedia poteva essere evitata? Non lo so, credo di sì, anche perché i palazzi sono vecchi e all'incirca un annetto fa è già crollato un palazzo. Fortunatamente non ci sono state vittime perché erano le 3 di pomeriggio di domenica. Qui magari si poteva evitare perché, ripeto, è stato barricato parecchie volte il marciapiede, non... dovevano sicuramente pensarci prima. Il lunedì dopo praticamente la tragedia è stata ancora peggio, perché le persone, avendo la lottomatica qui, hanno fatto i numeri sulla tragedia ed è stata una cosa schifosa, se si può dire, perché poi speculare su una tragedia è una vergogna, devo essere sincera. E c'è anche un tabaccaio che ha cacciato le persone dal proprio negozio per via di questa cosa. Una questione di rispetto, insomma, nei confronti delle vittime. Anche perché le due vittime erano nostre clienti, purtroppo. Come se le ricorda? Che persone erano? Una è stata anche una professoressa di scuola mia, quindi l'ho vissuta. Erano persone tranquille, una parecchio religiosa, devo dire la verità, e proprio come dicono, poi non conosco proprio realmente questa persona, dicono che aveva chiesto la grazia a San Ciro per una persona vicina malata, e invece è andata malissimo in questo caso. Erano bravissime persone.